C'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Salve! Buongiorno! Sono Alessia Sorgato. Sono la zia di Mazzavillani, sempre lei! E oggi abbiamo due ospiti. Indovinate chi sono? Vabbè, presentatevi, via, bando alle ciance. Ciao, io sono Marco Aluzzi. E io Fabio Marani. Cominciamo col dire che con la Varalli oggi ci siamo vestite come la copertina. Esatto, Bello. precise. Non so se la regia riesce a far vedere. In questo momento fa vedere solo la zia di Mazzavillani. La zia di Mazzavillani ha l'ocra qui. E la E la Sorgato Sorgato c'ha ha il viola. il Siamo viola. precise. Non l'abbiamo neanche fatto apposta, No, quindi, e questo è il bello. quindi Quindi. è proprio destino. Destino parlare di sombrero swing qua con voi. Allora, intanto, ragazzi, oddio che ridere. Bene, bene. E partiamo da qua. Poi, chi siete? Come vi conoscete? Perché scrivete? Perché lo fate insieme? Questa è Esatto, la che è la domanda domanda che fanno tutti. Oh, E come tagliamo, si fa? tagliamo, tagliamo, Soprattutto taglia, regia, taglia. come si fa? Soprattutto come si fa a No, scrivere in due? se Che c'è per una me roba che io non sarebbe voglio fare quello. difficilissimo. Perché non siete in tre? Dai, cambiamola. Perché non siete Esatto, perché in non avete agganciato qualcun altro? tre? Beh, in tre in realtà potremmo anche essere perché il cavallo è sopra di noi, quindi Vabbè. sombrero c'è. Sombrero c'è. Sombrero c'è, esatto. Allora, da dove partiamo? Chi Iniziamo da siete? chi siamo. Partiamo da chi siamo. Allora, io sono Marco Luzzi, io lavoro in un cinema e in un'associazione che è l'Associazione Semion di Settimo Milanese. Lavori in un cinema? Mi sembra un po' generico. Che vuol dire? Lavoro presso questo cinema, che è questa associazione che da qualche anno, adesso esattamente siamo all'ottavo anno che gestiamo il cinema di Settimo Milanese e ci occupiamo di fare teatro e di portare la disciplina teatrale a chi si iscrive, chi si vuole Bellissimo, avvicinare, eccetera, molto bene. eccetera. In questi anni poi ho conosciuto Fabio che... Sì, ci siamo conosciuti veramente 15-20 anni fa forse. Prima, sì, è Sì, vero. eravamo tutti nella stessa azienda. Prima, cioè, ho visto che c'era un filmato vostro con Gino Marchitelli, che è un elettricista, noi eravamo metalmeccanici, quindi Ah, veniamo da quello. Varalli, abbiamo il mese del sindacato, Siamo a posto. Precise. Esatto, anche. Sì, ci siamo Precise. conosciuti in questa azienda metalmeccanica, lui faceva già teatro. Io scrivevo qualcosa così a livello proprio di mia passione, perché sono sempre stato appassionato dalla lettura, della scrittura, cosa che dico sempre, fino a quando avevo 12-13 anni mi ha seguito, poi dopo arriva l'adolescenza e appiattisce tutto, e si sposta un neurone solo, calcio e ragazze, calcio. Esatto, birra. Per cui, Birra esatto, anche. sì, per cui È così. dopo passato la tempesta Neuronale e ormonale. niente, allora ho ricominciato a prendere questa passione. Conoscevo lui, conoscevo l'associazione Semion che ha fatto un corso di scrittura creativa, mi sono iscritto e da quel momento lì è partito Rainbow, l'altro neurone che si è attivato dietro e ho cominciato a studiare, tengo corsi di scrittura creativa io per un'associazione teatrale di Rho, ho recitato anch'io, ho E fatto teatro comprerebbe anch'io. volentieri delle R. Sì, Chiunque abbia delle R in tante. vendita Sì. è fregato di metterle a Che poi tra l'altro R disposizione. c'è in quasi tutte le parole, quindi è complicata la cosa, Sì. comunque ce la posso fare. Vabbè, in Fabio non c'è, quindi in questi genitori. Anche il nostro regista si chiama Fabio Ranfi e anche Fabio. Ha un po' la R così. Andiamo Torniamo al libro. Torniamo Al libro. A libro. Sombrero Swing. Perché sto titolo domanda? Sombrero Swing è, allora, innanzitutto sombrero è il nome del cavallo. E Swing perché una volta finito di scrivere ci siamo detti, ma questo libro che cos'è se fosse un qualcosa riguardo alla musica?
e all'inizio ci veniva in mente un blues. Però il blues era un po' triste e come raccontiamo sempre, abbiamo sentito in una serata abbiamo sentito una canzone, una canzone, non solo un concerto, era un concerto di Raffaele Köhler. Ah, bravissimo. Ah, sì. Che fa swing, e abbiamo detto però questo è il ritmo, questo è il ritmo. E allora senza volerlo Raffaele ci ha suggerito, perché il titolo di progetto, che poi è sempre diverso, era o la ballata del sombrero oppure la banda sombrero blues, come diceva lui, perché in realtà sono contento che fa ridere, però una certa venatura di nostalgia, di malinconia ce l'abbiamo voluta mettere dentro, quindi blues ci sembrava bello, poi alla fine davvero abbiamo sentito la sombrero swing è molto bello come tutto, lo sì. devo dire sì. Ma infatti l'editore l'ha lasciato. Sì, l'ha lasciato fatto subito. Bene. No. E poi c'è limiti. Sì, sai che le cambiano le espressioni. Certo. C'è il sottotitolo A Volta Buona, che è stata ideata da mia moglie, e ci è sembrato azzeccato, perché nel libro succedono delle cose che potrebbe essere la volta buona di chiunque di noi, no? L'occasione sì. che capita una volta nella vita, esatto. E i due personaggi. Bello La Volta Buona, anche il sottotitolo, mi piace. Sì. Bene. La zia di Mazzavillani sta approvando un po' tutto. La zia di Mazzavillani, ma ancora di più approverebbe, perché stavolta è veramente mazzavillaniana e non l'ha letto. No, ma è colpa mia che... È colpa mia che non gliel'ho mollata. Non me l'ha voluto mollare, io adesso glielo ciuffo. Ancora di più approverebbe il fatto che i protagonisti di questa storia sono due. Come le mie squinte. Come le tue, come i tuoi, queste coppie che investigano. Sono due amici sgangheratissimi, che si conoscono da sempre, quindi come questi due. Minimo sindacale di ciò che si può dire della storia. Vai. La storia è una storia soprattutto di amicizia, è un noir, ma come dici tu è un noir un po' atipico, nel senso che ci sono omicidi, ci sono morti, però diciamo che il trend che volevamo mettere è quello di uscire dalle atmosfere cupe del noir. Un cosi noir! L'abbiamo trovato. Noi lo chiamiamo un grigio più che un nero. Un grigio. Perché sì. Di quella Milano lì, di quei tempi lì, 1973, si ricorda l'inizio degli anni di piombo, la droga. E noi invece abbiamo pensato che alla fine, anche in quel tempo lì, però la gente ci si divertiva, come succede adesso, no? Siamo in un mondo adesso dove ci sono guerre e tutto, però la gente comune va al cinema, si diverte, fa quello che continua può. Continua a fare la vita comune, e questo è quello che avevamo idea noi. Quindi la cosa secondo me che ci ha regalato Luca Crovi, che conosciamo tutti, è quella quarta di copertina che è favolosa, dove dice che i nostri personaggi escono da una canzone di Iannacci, e questo era il nostro scopo, se siamo riusciti, siamo super contenti. No, io non sono Luca Crovi, sono un centesimo di Luca Crovi, da tutti i punti di vista probabilmente, però ammetto e confermo che la sensazione è un po' quella, però blues ci stava, blues è il ritmo della vostra storia, è quella. È molto interessante, e voi scrittori ne state diventando veramente i pittori, il rapporto tra i due ragazzi. Sì. Sì. Diamo loro un nome e raccontiamo loro chi sono. Allora, sono Gino ed Eugenio, dove Gino è un inserviente dello zoo di Milano ed Eugenio è uno che ancora non ha capito bene che cosa vuole fare nella vita e diciamo che si arrabatta facendo piccoli furti. Lui è chiamato nel suo bar, che è il bar Spada, dove si ritrovano il 10 secondi, perché lui in 10 secondi riesce ad aprire un lucchetto e quindi rubare la Vespa. Ed è lui? Ma potrebbe essere. I casi sono due, o è lui o è Vallanzasca. Esatto. Il bel biondino. Allora, secondo me somiglia molto a Vallanzasca, però io ho voluto immaginare che fosse 10 secondi.
sì, lo dicono tutti. Molto bella, grafica, loro molto grafica. Sono un passo sotto Valanzasca, ho anche due o tre. Tra l'altro Eugenio ha paura delle armi, non vuole usarle, a questa educazione del padre anarchico che gli ha detto che tu le armi non le puoi usare. C'è un passaggio, possiamo dirlo, che le armi non si usano neanche contro il padrone, per rubare. Marchitelli? Esatto. quindi è molto spaventato dalle armi da fuoco e c'è la sua dimensione, lui piace stare lì, ha due pulsioni, mi piace stare in quella dimensione lì di mezza tacca, ma c'ha sogni in grande, soprattutto... Ad un certo punto questi sogni, questo si può dire perché sì, non fa parte della... questi sogni addirittura arrivano ad una tigre. Sì. Questo lo raccontiamo perché è veramente esilarante. Cosa fanno con la tigre, questi due sciamannati? Quando sono molto giovani vengono chiamati da un boss della zona cagnola dove abitano, che vuole mettersi nella sua villa, nel giardino della sua villa, una tigre, e gli dà la possibilità a loro, cioè gli dà il compito a loro di recuperare questa tigre. Uno lavora nello zoo. Esatto, uno lavora nello zoo e poteva essere, però la cosa succedeva? Che andava a mancare la tigre nello zoo, e quindi qualcuno... E allora decido di andare a rubare questa tigre ad un circo che sta per smettere di... che si sta per spostare, e allora alla notte... con l'ape car vanno, perché hanno fatto tutti i conti, i calcoli, quanto pesa una tigre, ci sta su un'ape car. Sì, perché scusa, perché cosa che avete fatto anche voi peraltro. certo, perché raccontata così sembra una cosa che è surreale, cioè sembra una cosa fantastica, in realtà è surreale, perché noi veramente abbiamo pensato quanto pesa una tigre, siamo andati a vedere i conti, quindi è una cosa che potrebbe succedere. E la gabbia vi siete procurati? La gabbia... o l'avete addormentata? Sì, bravissima. Brava, esatto. Perché lui, lavorando allo zoo, ha la possibilità di avere i dardi sonniferi. Sì. Certo. E quindi... Però pesa poi da trasportare. Poi pesa, loro la trasportano... Con cosa? Una barella? No. Sì, con qualcosa. Allora, vabbè, sì, la stiamo dicendo. Ma se l'hai letto, dillo, Baralli, cioè... È vero, incredibile. Praticamente... ma sono logica. Cascina. Diciamo che accurano con l'ape fino davanti alla gabbia, il 10 secondi apre il lucchetto, con un telone la trascinano e la fanno scoprire. Esatto, la logico. Questo è. È una cosa normale che può succedere. No, tutti vanno a ciuffare le tigre. Questa storia della tigre poi tra loro, nei loro siparieti, nei loro colloqui, torna tantissime volte. Anche perché il rapporto tra Gino e Eugenio è un rapporto dove uno idea, ma poi non fa niente. Quell'altro invece si tira su le maniche, poveraccio, si smazza lui tutte le cose pesanti, difficili. Esatto. Costretto, diciamo. Costretto, eccetera, adesso. Eccetera. Tutti i tuoi. No, l'ho letto. No, tutti i tuoi loro. Sì, sembrerebbe. Però sei intuitiva. Però sono intuitiva perché anch'io scrivo gialli. Sei una scrittrice, capisci che... Io anch'io ho due. Comunque, se tu fossi veramente la zia di Mazzavillani, se tu fossi veramente, avresti colto una parola che hanno detto e ne avresti fatto una domanda, perché Mazzavillani fa così. Ne hanno dette. Continuiamo a citarti, Mazzavillani, ci hai rotto, ricompari. Tua zia è incaccata. Hanno detto te. Cagnola. Sì, Cagnola conosco la zona. Tu devi far finta di essere lì, di Gallarate anche te, come Mazzavillani. La Cagnola è dove c'è Piazza Prealpi. Esatto. Scusa. Vabbè, lo faccio io, Mazzavillani. qual è il vostro rapporto con Milano, con la città? Perché avete scelto proprio quel quartiere? Allora, quel quartiere abbiamo scelto perché cercavamo un quartiere popolare dove far crescere questi personaggi che sono personaggi popolari, ma che non avesse una storia. All'inizio avevamo pensato al Grattosorio, che si porta dietro il Gino di Gabero, oppure Giambellino, non Grattosorio. Giambellino è strausato. Anche Grattosorio, il famoso duo di Grattosorio, anche il Galla. Anche il Galla, però c'è la sua storia. Invece cos'è il Galla? Galatese. Confidentially il Galla. Sì. Invece il Cagnola è un posto che, a parte chi ci ha abitato, non conosce nessuno. Infatti io non lo conosco, dov'è? Via Michelino da Besozzo, via Piazza Prealpi, quella zona lì, via Varesina. Sì. Ma se lo sa, è una giallista. Non ho mai visto la regia intervenire così tanto. Mazzavilla di Corna. Tra Via Certosa e la Varesina, ecco, e Musocco alle spalle.
e niente, era interessante perché era un quartiere appunto operaio, confinava col Portello dove fino agli anni 70 c'era l'Alfa. Esatto. E quindi andiamo a fare un giro. Siamo andati a fare un giro lì. Quindi non è il vostro quartiere? No, noi siamo provinciali, tutte e due. È diventato il vostro quartiere a furia di fare sopralluoghi? Sì, sì. Il nostro quartiere è quella domenica famosa, perché andiamo a fare questo giro e diciamo ci siamo detti noi in macchina, ma cerchiamo qualcosa che possa assomigliare. Finiamo in un bar dove raccontiamo al volo al barista che non era ancora finito il libro, eravamo a un tre quarti. Sì, non era un bar, era un circo. Era un circo. Circo Arci. Ah, esatto. Lo so, lo conosco. Baralli, basta. Spegnete da Baralli. Vabbè, è una puntata assurda. È tutto, oggi. Raffi ci ha lavorato all'Arci di Cagnola. Beh, cos'è successo? Gli avete trovato una tigre. Me ne vado, mi licenzio. No, però raccontiamo al barista in poche battute quello che stiamo facendo e lui ci dice: guardate là in fondo, sedetevi a quel tavolo, ci sono delle persone che potrebbero dare degli spunti. Noi ci siamo seduti, erano come i nostri personaggi. No! Erano fantastici. Sì, n'era uno più bello dell'altro. L'artista che disegnava, faceva quadri e non li voleva vendere a nessuno e si incazzava se qualcuno gli chiedeva di vendere. Ma erano meravigliosi. Sì, sì. E ci hanno fatto uscire ubriachi fradici, perché sì, se non bevevamo i bicchieri di vino che ci riempivano ogni volta che si svuotavano. E immagino la qualità del vino, la Brunello. Era meraviglioso. Sì, esatto. Dante, sì. No, vabbè, vino da circo. E quello che nel libro è l'intelligenza del bar, diciamo l'anarchia alcolica, l'anarchia come abbiamo chiamata, sono quei personaggi. Cioè, sono molto improntate su quei personaggi. Sì, sì, sì. E da lì è nato tutto. Avete un barista anche che... C'è lo Spada. Spada che dal suo bancone comanda tutti. Ma avete fatto una presentazione lì? La stiamo organizzando. Veniamo tutti. Siamo, assolutamente. Abbiamo regalato il libro, siamo andati lì, abbiamo parlato con la presidentessa. Quindi loro siamo in ballo. Loro sono a mille su questa storia. Sì, 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 sono contentissimi. Ma gli devo dare più tiramola a me seda io. A loro? È scambiato. Certo. Come gli addetti, no? Perché i miei due personaggi sono un idraulico e un gommista, che è sempre al bar William, detto il William, in via Lomazzo, a Milano. Cioè, quindi ce li dobbiamo scambiare. Assolutamente. Ma sono in che periodo sono ambientati? Anni 80. Dieci anni dopo arriviamo. Sì, un po' dopo. Sì, io sì, lo so che mi state invidiando, lo so, e mi invidio un po' anch'io. E quando riguarderò questa puntata dirò: Sorgato, ma ti rendi conto che cosa hai vissuto quando scambio degli scambi? Sì, sì. No. Ma solo qui, solo a Milano, il news, solo il risolto giallo possono succedere queste cose, anche perché è l'unica trasmissione che fa queste cose. Fantastica. Parliamo di futuro? O è troppo impegnativo? No, ci conosciamo da troppo poco. No, il futuro c'è, quindi c'è. Si può parlare di futuro. C'è. Sempre con loro due? Sì. E sì. Vai. In realtà è un futuro proprio prossimo, perché questa storia non finisce. È una prima parte di una storia un po' più ampia. Cioè, è la stessa storia che è stata, per una scelta editoriale, divisa in due. Quindi non finisce con tre puntini di sospensione, questo libro qua. Esatto. Classico. E la seconda parte uscirà molto probabilmente a ottobre 2024. Di quest'anno, sì, sì. 2024, perché la storia era molto folta e oltre a farcela tagliare, come ovviamente succede, la promozione ha pensato bene che poteva diventare qualcosa di seriale. Quindi certo. E ha detto: ragazzi, qui si taglia e ne facciamo due, e quindi il secondo è già pronto. Edizioni Il Viandante. Di Chieti. Ah, Di Chieti. Di Chieti, sì. Li trovate bene? Sì, 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 sì. Buon editing, buona sì? Tutto. Ottimo. Sì, sì, sì. Promozione, beh, sappiamo che... Restiamo al Cagnola comunque con la prossima avventura. No, continua. Sì, sì, continua. Perché continua. Cioè, nel secondo ne succedono di cotte, di crude. Sì. Qua ne sono successe... 2, 3, 4 di là. Questo la sappiamo. Questo è il passato. Arriva il futuro. Arriva il futuro. Quel codice atlantico lì. Mm-hmm. Ah, beh. Sì, si può dire. Si può dire. Si può dire. Si può dire. C'è un colpo.
c'è un quella volta buona lì è una volta veramente buona, veramente quindi bel colpo di scena. Sì, sì, vai. Sì, sì. No, assolutamente ci dobbiamo scambiare, sì? Ragazzi, sappiatelo. Sì. Bene. E dall'agenzia matrimoniale di Risolto Giallo è tutto. No, prima di salutarci, sciocchina. A voi la parola, cosa dite, quello che vi pare. Fate finta di essere loro, uno fa Gino, l'altro fa Eugenio. Ma in realtà ci sono elementi un po' di tutta la nostra vita. Come abbiamo scritto nei ringraziamenti, che è una cosa che mi diverte molto, è che ringraziamo anche tutti quei personaggi reali o inventati che hanno contribuito a riempire le pagine di questo libro, perché veramente è pieno di aneddoti che o ci sono successi o siamo venuti a conoscenza. Per cui mi sono stati raccontati. Sì, stati sì, raccontati, sì. Cioè, è surreale, ma in un certo senso anche verosimile quello che succede a questi due e personaggi. Adesso sta succedendo anche il contrario. Le persone che hanno letto questo libro, cioè mi è capitato l'altra sera in associazione, è arrivato questo ragazzo che era il figlio dei proprietari del Briosca Milano, la Briosca, sì, certo. Erminio Asada, e mi racconta ha finito di leggere il libro e mi dice: senti un po', ma voi l'idea, ma da dove è arrivata? Vabbè, noi il racconto avevamo avuto un po' di idee, le abbiamo messe insieme, partiva da un piccolo racconto, poi si è trasformato. Perché c'era un personaggio che frequentava il suo locale, che un giorno si presenta e gli dice a suo padre: ho rubato il codice atlantico. E ho detto: no, ma vabbè, ma noi, cioè, quindi non è possibile. Come diceva Oscar Wilde, la realtà imita l'arte. Esatto. Sì, sì, sì. Sì, non solo, e l'arte si limita. Nessuno si è inventato niente. L'arte, esatto, si limita perché teme di essere considerata troppo fantasiosa. Esatto, è vero. Contrariamente alla realtà che continua a stupirci. Tante volte noi abbiamo dovuto rientrare perché sennò partivamo per il mondo. La cosa interessante, se posso dire un'altra cosa, è che noi abbiamo scritto insieme e abbiamo usato un metodo, diciamo, teatrale, nel senso che mettevamo in scena le cose che succedevano. Per cui tutto quello che succede, per quanto possa essere fantasioso, sono cose che possono succedere. Sono tutte studiate proprio studiate perché potessero succedere. La cosa divertente è che non venivamo via da una situazione che non stiamo a raccontare, e eravamo lì che a un certo punto Marco ha detto: no, basta, io non ce la faccio più, andiamo a vedere qualcosa che non ce la faccio più. E nel momento così un personaggio si è palesato, è entrato. Noi ci trovavamo nei locali dell'associazione Armadillo, Teatro dell'Armadillo di Rho, e cioè è proprio entrato un personaggio che non era fisico ma era lì, che era il tassista, uno dei nostri, il tassista. E l'abbiamo visto e abbiamo cominciato a ridere: ma è lui quello che ci serve, è lui. E l'abbiamo buttato dentro. Sì, sì, è stato, cioè, così la scrittura è funzionata così. Vi abbiamo presentato i due scrittori che ci hanno più fortuna, e dico fortuna, che anima, perché quando gli manca il finalino arriva. Entra nel bar a loro insaputa, come departamento. Noi lo catturiamo a sua insaputa. Con Sombrero Swing è tutto. Dalla vostra Alessia Sorgato. Ciao. E anche dalla zia di Mazzavillani. Ciao. E anche da noi. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi a Risolto Giallo!